comune di Giurdignano è conosciuto nel mondo culturale e turistico pugliese come il giardino megalitico d'Italia. Non a caso il territorio giurdignanese ospita numerosi menhir e dolmen afferenti all'età dei metalli e distribuiti nell'abitato come nella campagna circostante. L'amministrazione comunale ha promosso diversi percorsi per la valorizzazione del patrimonio megalitico. Interessante è l'itinerario che prevede come tappa iniziale i due menhir gemelli siti in piazzetta Vico Nuovo. Il primo menhir è alto 2,5 metri ed è caratterizzato da un fusto ottagonale. L'altro raggiunge l'altezza di 2,40 metri ed è a pianta quadrangolare. Nei pressi del trappitello del Duca è possibile continuare il cammino per ammirare il maestoso menhir Vicinanze 1, così chiamato per la preesistenza di un casale che sorgeva nel territorio. Il menhir supera i 3 metri di altezza e con molta probabilità nei secoli passati è stato cristianizzato e utilizzato come osanna. Nella stessa area si riscontra anche il menhir Vicinanze 2, caratterizzato dalla sua base rocciosa che lo eleva dal suolo a oltre 4,5 metri d'altezza. Proseguendo verso la campagna si incontra il Dolmen Quattro Macine o Dolmen Stabile, situato tra i confini di Giurdignano e Giuggianello. Individuato da Pasquale Maggiulli nel 1893, il monumento supera il metro d'altezza, mentre segna 2,60 m di larghezza e 1,80 m di profondità. Tra luci e ombre è suggestivo percorrere l'itinerario megalitico anche dopo il tramonto, grazie all'illuminazione presente per buona parte del tragitto. Ricco è lo scenario megalitico che consente di evocare una civiltà misteriosa quanto ricca di fascino, eppure evoluta. Un popolo che possedeva speciali cognizioni tecnologiche e un'adeguata organizzazione sociale che ha permesso la realizzazione di opere imponenti giunte fino alla nostra era.